I luoghi della memoria, internet e democrazia, la Bosnia e la guerra nei Balcani sono gli argomenti scelti per il progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico per il Piemonte. Le tre tracce che gli studenti delle scuole piemontesi dovranno sviluppare sono state presentate nella giornata di formazione per insegnanti che si è tenuta nell'aula di Palazzo Lascaris. Primo appuntamento di un percorso che si rinnova quest'anno sul concorso di storia contemporanea per gli studenti piemontesi. Allora, l'importanza di una giornata come questa? Allora, per me è un'occasione di ritrovare un progetto a cui ho partecipato da diversi anni e in quanto quest'anno trovo le tracce particolarmente stimolanti e consentono un lavoro con una didattica leggermente differente rispetto a quella sperimentata quotidianamente. A noi interessava connettere gli elementi del presente con quelli del passato e con le memorie collettive di questo nostro paese, che riflettono anche su un presente che ha delle velocità assai diverse da quelle del passato. Quindi si spera che da questo punto di vista si possano centrare gli interessi degli studenti. Credo che questa iniziativa del Consiglio regionale sia positiva, cioè cerca di sostenere la scuola con delle risorse, perché anche i premi che vengono proposti sono una risorsa.